Come era facilmente prevedibile, ad IFA 2019 di Berlino abbiamo assistito al lancio di tantissimi nuovi portatili con processori Intel di decima generazione. Bisogna però distinguere fra i modelli con il nuovo processo produttivo a 10 nanometri da quelli con il vecchio a 14 nanometri. I primi si chiamano Ice Lake, i secondi Comet Lake. E proprio sul primo e più moderno tipo di processore è basato questo nuovo Yoga C940, il nuovo portatile top di gamma della serie Yoga, almeno per quanto riguarda i modelli convertibili. E infatti dall'anno scorso non basta riconoscerli dal brand Yoga, bisogna guardare il prefisso. Per i modelli 2 in 1 c'è la lettera C, per i modelli clamshell la lettera S. Questo è il modello da 14 pollici che ha un'altra particolarità. È infatti uno dei primi notebook al mondo con certificazione Project Athena, un programma che è stato iniziato da Intel in collaborazione con i partner OEM come Lenovo per non solo assicurare che il design della macchina sia bello, che i processori all'interno siano potenti ma consumino anche poco, e cose che possono assicurare i partner e Intel stessa, ma anche che gli altri componenti che vengono utilizzati per il portatile siano all'altezza. E quindi lo scopo ultimo è quello di assicurare un controllo sulla filiera di produzione per una migliore esperienza utente. Sono state individuate alcune specifiche di base che devono essere sempre rispettate. E troverete un apposito adesivo sul palmrest per questo genere di notebook, li riconoscete proprio da questo sticker. C'è anche un modello Yoga C940 da 15 e 6 pollici che ha un design simile, ovviamente un pannello più ampio. Le caratteristiche sono super giù le stesse, quindi ve ne parlo all'interno di questo stesso video, però basandomi sul modello da 14 che mi sembra un po' più rappresentativo. Il modello da 15 ad esempio ha anche il tastierino numerico qui di lato. Se ci sono delle differenze ve le racconterò nel corso della mia esposizione. Partiamo però come sempre dal display, che nel caso del C940 ha una diagonale di 14 pollici. Ci sono due diverse versioni di pannello Full HD con certificazione VESA Display HDR 400 e una luminanza massima di 500 candele. E c'è anche una versione Full HD con Dolby Vision, tutta la gamma supporta Dolby Vision, una luminanza di 400 candele e in entrambi i casi abbiamo una copertura colore del 100% sRGB. Il modello da 15 a 6 ha pannelli 4K o Full HD in entrambi i casi con certificazione VESA Display HDR e luminanza di 500 candele oltre a una copertura colore del 72% NTSC. L'altro dato che si nota immediatamente sono questi bordi sottilissimi sulla sinistra e sulla destra. Per il modello da 14 abbiamo uno spessore di 3,95 mm ai lati e 8,5 in alto, e addirittura ancora inferiore per il modello da 15, 3,8 e 6,69. Uno spessore che ha permesso di ridurre il rapporto screen to body e avere un device molto più compatto. E l'altro dettaglio è questa sporgenza qui in alto che hanno ereditato dal modello S940 e che non solo permette di favorire l'apertura del display lid, ma permette anche di ospitare la camera nonostante la cornice sia così sottile. Hanno anche aggiunto uno shutter per la privacy per assicurare la massima riservatezza all'utente, quindi se c'è il puntino rosso siamo sicuri che nessuno può spiarci. È rivestito in vetro e ovviamente è un pannello touch. Il display è agganciato alla base tramite questa cerniera che è stata introdotta l'anno scorso proprio sul modello C serie 900, una cerniera che ospita al suo interno anche gli speaker con supporto per Dolby Atmos, una soluzione molto intelligente perché con questi convertibili c'era il problema che ruotando il display all'indietro magari gli altoparlanti si venivano a trovare coperti. E invece così gli speaker e la cerniera assecondano la rotazione, quindi sono rivolti sempre direttamente verso l'utilizzatore. Ci sono altri due speaker sul fondo per un sistema multicanale. La base ospita una tastiera ad isola con la tipica forma di Lenovo, quindi questa forma arrotondata in basso e profilo concavo sulla superficie, con un'ottima corsa e molto stabile. E qui si vede ad esempio
l'effetto del Project Athena, perché certi dettagli che in passato magari potevano passare in secondo piano e essere non curati come il resto del design, qui invece si mantengono assolutamente all'altezza. Poi è ovviamente retroilluminata e abbiamo in basso un touchpad abbastanza ampio e qui di lato un lettore di impronta per lo sblocco con il riconoscimento biometrico con Windows Hello. Il telaio è completamente realizzato in alluminio con finitura satinata, ci sono due diverse colorazioni, mica questa, è un grigio un po' più scuro, logo Yoga qui con finitura lucida nell'angolo. Le dimensioni sono abbastanza compatte per via delle cornici ultra narrow bezel, parliamo di 32 cm di base, 21,5 di profondità, uno spessore di 1,4 cm per il modello A14 con un peso di 1,35 kg, mentre ovviamente il modello da 15,6 è più ampio, 35,5 cm la base, 23,8 la profondità, lo spessore sale ad 1,75 cm per un peso di 1,9 kg, però in quel caso avete anche una piattaforma hardware a voltaggio standard e più performante. E poi faccio notare quest'altro dettaglio, questa forma così spiovente in diagonale del telaio, che non solo ha una valenza estetica ma ci aiuta anche ad aprire il display lid da qualsiasi posizione. Sui lati abbiamo qui sulla destra il bottone di accensione e sul lato opposto un jack audio, due USB Thunderbolt 3, l'interfaccia ad alte prestazioni di Intel con una velocità massima di 40 gigabit al secondo e una USB A. Sul retro ovviamente non c'è nulla e sul fondo abbiamo questa ampia griglia per la ventilazione e altre due griglie per gli speaker per il sistema di audio multicanale. Lo sbocco del sistema di raffreddamento avviene qui all'interno della cerniera e poi qua nell'angolo hanno anche inserito, come nel vecchio Yoga C serie 900, la penna, una penna attiva Wacom AES che si ricarica quando viene riposta nel suo alloggiamento e che supporta ovviamente tutte le funzionalità delle penne attive con Windows Ink. Un'altra novità di queste nuove macchine è la presenza di microfoni far field. Arrivano fino a un massimo di 4 metri e sono perfetti per questi portatili perché supportano Cortana e anche Alexa su alcuni mercati. All'interno poi di questo C940 da 14 pollici troviamo processori, come avevo già detto, Intel a 10 nanometri, un i7-1065G7 in questo caso con grafica Iris Pro. Il numero, dopo la lettera G indica il livello di performance grafiche che in questo caso è al vertice della gamma. Un ammontare di memoria RAM da 12 GB LPDDR4X non è il massimo, si arriva a un massimo di 16 su questo modello e anche sul modello da 15,6 che però utilizza moduli DDR4. Lo storage si affida a driver stato solido fino a un massimo di 1 TB o Intel Optane H10 in combinazione con il drive. La versione invece da 15,6 pollici ha processore Intel Core di nona generazione a voltaggio standard e una grafica dedicata Nvidia GeForce GTX 1650. La batteria alimenta il sistema nella versione da 14 pollici fino a un massimo di 17,5 ore, però se scegliete il pannello Full HD, per il pannello 4K si raggiungono scarse le 10 ore e siamo sempre intorno alle 10 ore anche per il modello da 15,6. Bene, credo che sia tutto per questa mia preview con i nuovi Yoga C940 qui da IFA 2019 di Berlino. Troverete informazioni circa l'arrivo in Italia, i prezzi, qualche ulteriore dettaglio sulla notizia che pubblicheremo su notebookitalia.it.